Blaise Pascal è stato uno dei pensatori più originali, più interessanti, più anche innovativi della sua epoca, del Seicento. Tant'è vero che è considerato ancora oggi un precursore di tante tendenze filosofiche che sono poi emerse meglio nell'Ottocento e nel Novecento, in particolare dell'esistenzialismo. Alcuni temi di questa corrente sono proprio stati per la prima volta posti nella riflessione filosofica, proprio da questo grande filosofo, matematico e fisico francese. Oggi in un'ora precisa, tenterò di starci in un'ora esatta, proviamo a riassumere il suo pensiero. Abbiamo già dedicato vari video al, alla filosofia di Pascal e li trovate linkati in descrizione in maniera più estesa. Però ogni tanto mi piace anche ricapitolare le cose, trovare una sintesi appunto in un'ora, tutta la filosofia di Pascal o tutto quello che mi pare che di importante ci sia da dire sulla filosofia di Pascal. Andiamo a cominciare. José nella solita tazza con la scritta andiamo a cominciare che pronuncio sempre in apertura di ogni video, con me come sempre in apertura di ogni video devo anche presentarvi i compagni d'avventura Topolino, Tostoi, Batman, De André, il mostro Proser cuscino e quest'altro mostro qui e poi ci sono io, mi chiamo Manno Ferretti, sono un insegnante di storia e filosofia, insegno al liceo scientifico di Rovigo e da tre anni abbondanti su questo canale realizzo video spiegazioni di storia, di filosofia e di educazione civica che ripercorrono in buona misura il programma che si fa alle superiori e o all'università, ma ogni tanto si lanciano anche in qualche approfondimento o, come nel caso di oggi, anche in video di ricapitolazione. Come questo, c'è tutta una playlist dedicata ai grandi filosofi in un'ora, oltre anche ai grandi periodi storici in un'ora, in cui si fa un po' il punto, dopo aver analizzato più in dettaglio le cose, a svollo d'uccello si ripercorrono le tappe, sono utili spero per il ripasso finale, per anche tenere a mente alcuni concetti dopo che li si è studiati. E quindi anche oggi parliamo di Pascal in questo modo. Ho qui un cronometro che misura i minuti che stanno passando e che mi dovrebbe servire a tenere traccia della durata di questo video per allora stare più o meno, spero più più che meno, nell'ora di video. Eh, presentiamo un attimo la vita intanto di questo Blaise Pascal, il filosofo di cui parliamo oggi, filosofo, come dicevo, importantissimo. Eh, magari non subito d'impatto, nel senso che la sua filosofia non ha segnato immediatamente la riflessione filosofica del tempo, era anzi un po' fuori moda, tra virgolette, rispetto alla tendenza del tempo che era più fortemente cartesiana. Però nel tempo è stato riscoperto, amato, studiato. Chi era Blaise Pascal? Intanto ha una vita piuttosto breve, tutto sommato. Nasce nel 1623, muore nel 1662, quindi non ancora quarantenne. Eh, è da giovane in realtà, è francese ovviamente, nasce a Clermont ed è da giovane un grande matematico e un grande fisico, anzi è proprio un ragazzo prodigio. Eh, già da adolescente inizia a um, scrivere, a fare studi importanti, a inventare anche macchine, a un certo punto inventa anche la Pascalina, che è una sorta di calcolatrice meccanica, si trova ancora oggi spesso nei musei della scienza e della tecnica perché prima che inventassero le calcolatrici digitali con i chip, i microchip, eccetera, si usavano calcolatrici meccaniche, ecco un primo rudimentale ma efficace modello era la Pascalina, inventata da Pascal, ma poi fece studi anche di fisica sulla pressione, ancora oggi l'unità di misura per misurare la pressione è il Pascal, una delle unità di misura è il Pascal, oppure fece studi anche importanti in matematica nel campo della teoria delle probabilità. Ecco lo studio delle probabilità e di tutti i casi matematici riguardo agli eventi vedremo che ci tornerà utile. Quindi sicuramente uno scienziato, un matematico anche molto importante e molto famoso alla sua epoca, almeno fino al 1654 quando ha poco più di 30 anni, perché nel 1654 quando è già famoso, è già celebre, è già importante, ha una sorta di eh, vocazione religiosa quasi, una crisi interiore che lo spinge ad abbandonare tutto quello di cui si era occupato fino a quel momento, quindi la scienza, la matematica, la fisica, e a rifugiarsi in un convento, in un un'abbazia, l'abbazia di Port Royal in Francia. Eh, rifugiarsi in realtà da laico non prenderà i voti, però entra in, questo, in questa abbazia, in questa comunità religiosa e lì viene accolto e lì rimane fino alla morte. Quindi gli ultimi ehm, otto anni della sua vita li passa lì. Una comunità un po' particolare questa di Port Royal, una comunità eh, priva di, di regole troppo nette, abbastanza blanda da questo punto di vista, in cui i cui membri si dedicano soprattutto alla meditazione, allo studio e all'insegnamento, quindi per una personalità come quella di Pascal va anche bene ovviamente, ma questa abbazia di Port Royal, questa comunità è in questo momento fortemente legata soprattutto alla diffusione del jansenismo. Cos'è sto jansenismo che tornerà anche nel corso di questa lezione di oggi? Il Jansenismo era una nuova corrente religiosa interna per il momento al cattolicesimo che si stava diffondendo in Francia e in altre parti d'Europa da pochi anni perché tutto traeva origine da un libro scritto da un vescovo fiammingo di nome Cornelio Jansenio, o meglio italianizzato in Cornelio Jansenio, e Jansen in origine il cognome. Questo Cornelio Jansenio, proprio nel 1641, quindi una decina d'anni prima, aveva pubblicato un libro dal titolo Augustinus in cui aveva ripreso in mano la dottrina di Sant'Agostino della grazia. In descrizione vi metto magari un link a Sant'Agostino e alla sua filosofia sulla grazia. Cosa dice la dottrina cristiana sulla grazia? Dice che per ottenere la salvezza dell'anima, per andare in paradiso, se si è stati buoni e santi, bisogna avere due cose sostanzialmente. La grazia e le opere buone. Ne bisogna che Dio ti doni la grazia e tu devi metterci qualcosa di tuo tramite le opere buone. Questa dottrina che era eh, alla base, in forno del cristianesimo, ed era stata poi criticata in parte anche dal, eh, dal cristianesimo e cattolicesimo, intendo, ma era stata criticata in parte anche dalle scuole protestanti, dalle chiese protestanti nel corso del Cinquecento, Lutero, Calvino, eccetera, viene un po' ripresa da Zanzio un secolo dopo la riforma protestante. Zanzio cosa dice? Zanzio dice, eh, secondo me, rileggendo Agostino, bisogna considerare il fatto che il peccato originale, Adamo ed Eva, ha reso l'uomo incapace di fare il bene, tendente al male. L'uomo di per sé non è in grado da solo di fare il bene, perché ha questa tendenza che deriva dal peccato originale di Adam e Eva verso il male. Solo la grazia di Dio rende possibile all'uomo il fare il bene. Quindi l'uomo è libero in fondo di scegliere di fare il bene o no, ma è la grazia di Dio che glielo rende possibile, perché se no anche volendo, non è in grado di fare il bene, perché non sa distinguere in realtà il bene dal male, il vero dal falso, il giusto dallo sbagliato, è solo la grazia di Dio che gli dona questa capacità di discernimento, potremmo dire. Quindi alla fine, dice San Senio, il vero fulcro della salvezza non è quello che tu fai, è la grazia, perché senza grazia non c'è nessuna possibilità, è solo la grazia che rende possibili le opere buone. Quindi le opere buone sono un effetto della grazia in un certo senso. Questo è importante perché Paggianso non arriva a dire, e con lui anche molti dei suoi primi adepti, che certo Dio dona la grazia, ma non la dona a tutti. Dio dona la grazia ad alcuni uomini scelti e donne scelte, secondo un criterio che solo lui conosce. Quindi ci sono dei veri e propri eletti, persone che ricevono la grazia secondo il progetto di Dio che è imperscrutabile. E quindi questi si salveranno e gli altri no. Questa dottrina di Giansenio entra in diretta e rot eh, forte e rotta di collisione con la dottrina ufficiale della Chiesa Cattolica che in questo momento storico è incarnato, in particolare dalla dottrina sostenuta dai Gesuiti. I Gesuiti dicono, tramite Molina, che è un teologo Gesuita importante, che invece è vero che servono grazia e opere buone, ma Dio dà la grazia a tutti. Sostanzialmente a chiunque si accosti alla religione Dio dona la grazia. Quindi... Per i gesuiti la grazia è data davvero a tutti i fedeli. Per i jansenisti invece viene data solo ad alcuni. Cosa implica questo? Che per i gesuiti bisogna sforzarsi di fare le opere buone perché tutti hanno la grazia e solo chi però farà anche le opere buone si salverà. Per i jansenisti invece pochissimi hanno la grazia e questi che hanno la grazia fanno quasi automaticamente le opere buone perché la grazia inclina verso le opere buone è una diatriba importante a cui partecipa anche Pascal. Pascal aderisce al giansenismo che è molto forte all'interno della comunità di Port Royal e addirittura scriverà delle opere, in particolare le lettere provinciali che sono ancora oggi un testo importante della letteratura francese a definizione della lingua francese per attaccare i gesuiti e difendere la visione di Jansenio. Poi in realtà il giansenismo verrà attaccato dalla dottrina ufficiale cattolica, tant'è vero che già nel 1653 in questi anni il papa Innocenzo X eh, diciamo dichiara Ehm, condanna alcune tesi di Giansenio poi però si apre un'ulteriore analisi insomma ci vorrà un po' di tempo prima che la Chiesa Cattolica condanni definitivamente il Giansenismo e lo dichiari eretico per il momento è ancora tutto sommato sopportato è tutto sommato tollerato e in certe zone si diffonde Pascal aderisce appunto a questo Giansenismo proprio dopo aver scritto le lettere provinciali proprio mentre è a Porto Reale sta eh, studiando, pensando al e come difenderlo davanti agli attacchi della Chiesa ufficiale, Pascal inizia anche l'elaborazione di una grande opera che lui vorrebbe intitolare Apologia del Cristianesimo, che dovrebbe condensare tutta la sua visione del mondo, di Dio, della religione e della fede. Quest'opera non riesce a completarla perché, appunto, muore abbastanza presto, a 39 anni, quando l'opera è ancora allo stadio embrionale, cioè lui ha una serie di appunti, di scritti, a volte delle pagine intere, a volte proprio degli spunti, non ancora ben organizzati. Muore così, e però i suoi compagni dell'abbazia decidono comunque di pubblicare lo stesso l'opera, anche se incompleta riordinando un po' gli appunti, gli danno, le danno un'organizzazione e la mettono a stampa. Quest'opera non si intitolerà più Apologia del cristianesimo, ma viene pubblicata col titolo di pensieri. Proprio perché è strutturata come un insieme di pensieri, ed è quest'opera qui. Questa è una delle tante edizioni, un'opera qua è grande perché c'è anche il testo originale a fronte ed è l'opera fondamentale per capire il pensiero di Pascal. E adesso vediamolo questo pensiero di Pascal. Di cosa si occupa Pascal? Eh, si potrebbe pensare che sia interessato alla scienza, alla matematica eccetera. No, in realtà dopo la conversione, dopo l'entrata a Port Royal, lui abbandona completamente questi temi, li riaffronta, li vedremo, ma per criticare soprattutto i limiti della scienza. Ma c'è un tema che Lotta naglia nell'ultima parte della sua vita, che è quello del senso della vita. E qui si vede la radice esistenziale della filosofia di Pascal. Cioè Pascal si chiede, l'uomo vive da millenni ovviamente, e però da millenni sembra poco interessato a quello che dovrebbe invece essere il tema centrale della sua esistenza. Sembra apparentemente poi in realtà poco interessato a capire che, eh, perché sulla Terra, che cosa deve fare di questa vita, come deve agire, se c'è un al di là, se c'è un dio e che senso, che direzione dare alla propria vita. Questi temi che sono quelli fondamentali l'uomo a volte finisce per ignorarli o per far finta che non ci siano, anche se in realtà ci sono. Finisce per non affrontarli. Allora lo scopo della filosofia di Pascal è quello di provare ad affrontare questi temi. Ovviamente il problema nostro che lo studiamo oggi è quello anche un po' dello stile, nel senso che lo fa in modo un po' frammentario. Se aprite una qualsiasi edizione dei Pensieri di Pascal notate che l'opera è divisa in paragrafini numerati molto spesso a seconda delle edizioni delle stampe. E quindi lo stile è un po' frammentario. A volte eh, sembra quasi leggere degli aforismi in certi passaggi perché sono anche frasi brevi, a volte spesso molto incisive, ma sconnesse l'una dalle altre. Allora. Eh, bisogna un po' ricostruire il percorso che Pascal tenta di fare nel suo ragionamento e nell'opera per arrivare a individuare eventualmente un senso della vita. Vi anticipo già che Pascal analizzerà diverse forme di sapienza, diciamo. Vedrà se si può trovare il senso della vita, la risposta alle domande esistenziali all'interno di quella che spesso viene chiamata la mentalità comune, cioè quello che pensa la gente per strada, la gente comune. E vedrà che ve lo anticipo già. La mentalità comune non ci dà le risposte che stiamo cercando. Vedrà se invece magari la domanda sul senso della vita viene affrontata dalla scienza, magari la scienza riesce a dirci come dobbiamo vivere, se c'è un Dio, eccetera. E vedrete che anche lì, in realtà, Pascal troverà che la scienza non riesce a darci la risposta che ci serve. Poi analizzerà la filosofia, eppure lì ve lo anticipo già, risposte abbastanza deludenti, pur con qualche precisazione da fare. Infine, troverà l'unica risposta possibile nella fede. Quindi, alla fine, la filosofia di Pascal è una filosofia cristiana che accetta il cristianesimo e che si fonda sul cristianesimo, ma per arrivarci dobbiamo fare tutto il percorso e capire perché. Partiamo dunque dalla cosiddetta mentalità comune, cioè quello che l'uomo comune pensa di solito comunemente. Questa Mentalità comune ci aiuta ad affrontare il senso della vita, ci aiuta a dare delle risposte alle domande esistenziali. La risposta che dà Pascal è no, ma soprattutto non perché non sia in grado, magari anche quello, ma prima ancora perché la mentalità comune, comune neppure si vuole porre queste domande. Ciò che contraddistingue la mentalità comune secondo Pascal è infatti la fuga davanti a queste domande. L'uomo non vuole porsi queste domande, l'uomo comune fa di tutto per non pensare al senso della sua esistenza e anzi si riempie la vita di un sacco di occupazioni, di un sacco di distrazioni, di un sacco di cose da fare, a volte anche molto stupide e banali: andare a fare la spesa, eh, portare fuori il cane, eh, che ne so, lavorare, eh, dormire, guardare la TV. Sì, chiaramente Pascal non fa l'esempio della TV, è un esempio mio. Ma ci riempiamo ogni istante della vita di qualcosa, usiamo il cellulare compulsivamente perché? Perché abbiamo paura di stare da soli in silenzio 5 minuti a pensare al senso della vita. Perché abbiamo questa paura? Perché se davvero stessimo da soli in silenzio a pensare qualche minuto, verremmo subito, dice Pascal. Eh, angosciati dalla nostra miseria costitutiva cioè ci sentiremmo miseri incapaci di affrontare la vita incapaci di trovare una direzione in questa vita incapaci di dare un senso allora visto che questa cosa ci terrorizza letteralmente ci terrorizza ci riempiamo la vita di tanti rumori per non dover pensare Questo questa occupazione perenne che andiamo, di cui andiamo in cerca siamo assetati di occupazioni viene chiamata da Pascal divertissement Termine francese, ovviamente, ma che viene lasciato in francese anche nelle traduzioni italiane perché si tradurrebbe divertimento, ma non è un divertimento per forza. A volte anche ci divertiamo, a volte anche cose tipo pulire il bagno. Voglio dire, è un divertimento, non è divertente, ma ci tiene occupati. Divertimento nel senso etimologico di divergere, divertire le nostre occupazioni, cioè occuparci di altro, hm? distrarci, tutto ciò che ci può. Non far pensare, lo facciamo perché abbiamo paura di pensare, paura di affrontare questo senso della vita. E, e questo perché? Perché abbiamo timore di fare i conti con noi stessi, timore di fare i conti con la nostra miseria costitutiva, con le nostre paure, con le nostre incapacità, eccetera. È una fuga da noi stessi che facciamo. Ehm, vi leggo una frase celeberrima che mi piace ricordare, ve la mostro anche a schermo. Gli uomini, non avendo potuto guarire la morte, la miseria, l'ignoranza, hanno creduto meglio per essere felici di non pensarci. Il divertimento è un non pensare ai problemi della vita e ai problemi dell'esistenza. D'altronde, dice Pascal, esaminiamo un po' anche come vive l'uomo comune. Un po' si riempie la vita di queste occupazioni per non pensare, per non uh, stare lì a uh, riflettere sulla sua esistenza, ma poi anche fa di tutto per evitare questa noia, che lo impaurisce e per evitare questa noia si pone anche spesso degli obiettivi no? noi viviamo sempre protesi in avanti dice Pascale, in un certo senso viviamo sempre cercando qualcosa abbiamo sempre degli obiettivi che so gli studenti vanno a scuola pensando a quando si diplomeranno o al prossimo compito in classe gli adulti lavorano pensando alla prossima vacanza o alla pensione o eccetera ognuno di noi fa le cose pensando a quello che otterrà in avanti. Quindi è sempre una fuga in avanti in un certo senso. Noi non ci occupiamo mai del presente dice Pascal, ma sempre dell'avvenire, a volte anche del passato, ma molto più spesso del futuro. E guardiamo in avanti, guardiamo in avanti, guardiamo in avanti. E magari quando arriviamo a quell'avvenire, abbiamo subito un altro avvenire avanti, cioè esempio vogliamo diplomarci, bon, ci diplomiamo alle superiori e poi però pensiamo all'università. Facciamo l'università all e pensiamo alla laurea, ci laureiamo e poi pensiamo a trovarci un lavoro. Troviamo un lavoro e poi pensiamo a quando andremo in vacanza, a qua, a là. È sempre una fuga in avanti. E anche qui qual è il problema? Che in questo modo non viviamo mai il presente, dice Pascal. È una fuga dal presente, è una fuga dall'oggi che anche ci, in un certo senso ci allontana dalla felicità, è quello il problema. Noi, andando nel divertissement, andando verso il futuro, ci neghiamo la felicità in un certo senso per, aver, per la paura che abbiamo di affrontare i nostri problemi, per la paura che abbiamo di affrontare le nostre miserie. Ci neghiamo ogni possibile felicità perché la felicità diventa qualcosa che è sempre avanti a noi, che noi inseguiamo ma che non raggiungiamo mai. Ci diciamo, studia oggi perché così domani sarai diplomato e sarai felice. Ti diplomi e dici: no, no, devi fare l'università, quindi studia, così sarai laureato. Ti lauri e sei felice? No, perché devi trovare un lavoro. Lavori e sei felice? No, perché devi trovare la pensione. Ti pensio, vai in pensione e sei felice? No, perché muori. È tutta una fuga in avanti. Anche qui, frase di Pascal. Non pensiamo quasi mai al presente, o se ci pensiamo è solo per pre prenderne lume al fine di predisporre l'avvenire. Il presente non è mai il nostro fine, il passato e il presente sono i nostri mezzi, solo l'avvenire è il nostro fine. Così non viviamo mai, ma speriamo di vivere. E preparandoci sempre ad essere felici, è inevitabile che non siamo mai tali. Cioè la felicità è sempre qualcosa che ci sfugge in avanti e non ci godiamo mai la vita, il presente. Non affrontiamo mai il presente. Quindi la mentalità comune ci permette alla fine di risolvere problemi esistenziali? Risposta assolutamente no, li evita. E allora forse dobbiamo cercare una risposta da qualche altra parte. Proviamo a vedere se magari la scienza questi problemi esistenziali invece li affronta. Allora vediamo se invece la scienza, appunto, queste risposte ce le dà. Pascal ve l'ho già detto, era uno scienziato, era stato uno scienziato, quindi sicuramente uno che ne sapeva di scienze che aveva vissuto sulla sua pelle anche le possibilità e forse anche i limiti della scienza. E lui subito essendo un esperto dice "Guardate, la scienza qualche risposta, qualche verità la dice, però la scienza ha anche dei problemi strutturali, dei limiti strutturali che vale la pena affrontare". Allora, quali sono i limiti che Pascal individua? L individua tre so, so, soprattutto fondamentali e sono in primo l'esperienza, nel senso che ogni sapere scientifico deve in qualche misura fare i conti con l'esperienza, deve partire dall'esperienza, il metodo scientifico galileano che ormai Pascal, siamo nel 600, ha fatto suo come tanti altri, si dice sempre che la scienza ha bisogno in qualche misura di una verifica sperimentale, questo costituisce un limite, perché? Nel caso della nostra, nella scienza va anche bene, ma nel caso della nostra esistenza è chiaro che io non posso fare esperimenti sull'aldilà, ad esempio, su Dio. Eh, non ho eh, conoscenze empiriche da questo punto di vista. Quindi se la scienza ha bisogno dell'esperimento, la scienza forse non può rispondermi davanti alle domande su Dio, perché Dio va oltre queste cose in ogni caso, non è sottoponibile a esperimenti e cose del genere. Quindi, Sicuramente questo è un limite che sembra dire che forse la scienza non è del tutto adatta ad affrontare questi temi. Secondo limite, la scienza parte da dei principi di base che sono indimostrabili. In fondo pensate anche alla geometria che tramite la matematica è il linguaggio della scienza, come diceva già Galileo. La geometria anche lì si parte da assiomi. La geometria oclidea parte da principi assiomatici che non sono dimostrati e non sono in fondo dimostrabili. Quindi, anche in questo caso, eh, il problema: qual è? Che non sembra essere del tutto fondata questa scienza completamente. Alcune cose vengono date per vere senza dimostrazione, quindi, forse il rischio è anche quello di. Eh, avere un punto di partenza fragile e che se noi neghiamo quel punto di partenza tutto il castello della conoscenza scientifica rischia anche di crollare il rischio è anche quello di cadere in qualche misura nello scetticismo terzo limite che forse è quello più importante è che secondo Pascal la scienza non solo magari non ha bisogno dell'esperimento che non si adatta magari a dei principi base non dimostrati ma anche ha proprio strutturalmente non solo l'incapacità ma la non possibilità di affrontare certi temi esistenziali perché questo terzo limite viene meglio spiegato da Pascal distinguendo due spiriti li chiama così che lui chiama spirito di finezza e spirito di geometria cosa intende con la parola spiriti sono due diciamo così modi di vedere il mondo modi di ragionare modi di pensare modi di conoscere atteggiamenti potremmo anche chiamarli così lo spirito di geometria è lo spirito tipico della scienza. Lo spirito di finezza, invece, è lo spirito tipico, del, ad esempio, della filosofia, per certi versi, di quelle cose che noi chiameremo le scienze umane. Allora, quella è la differenza, che lo spirito di geometria studia gli enti eh, matematici o le cose esteriori. Dove si applica questo spirito di geometria? Ai ah, numeri? alla geometria appunto, oppure ai corpi, ai corpi dal punto di vista fisico-scientifico intende Pascal, cioè corpi che cadono, corpi che si muovono, corpi che subiscono reazioni biochimiche, eccetera, eccetera, eccetera. È uno sguardo meccanicistico, è uno sguardo scientifico che guarda queste cose. Lo spirito invece di finezza non studia tanto i corpi come oggetti, studia l'uomo, l'uomo come essere pensante, come essere diverso da un libro. Per lo spirito di geometria, uomo e libro sono sempre due composti organici che ehm, sono fatti di una certa materia, di certi atomi, di certi elettroni, eccetera. Per lo spirito di finezza, uomo e libro sono due cose molto diverse. Hm. Lo spirito di geometria si fonda quindi su un tipo di ragione diversa, che è la ragione scientifica che procede. Secondo certi criteri molto ehm, particolari, dimostro ad esempio, come in geometria io faccio le dimostrazioni usando la logica, usando la ragione, così lo spirito di geometria, che è uno spirito scientifico, funziona in questa maniera. Io analizzo un problema, cerco di capirne le radici, le basi, faccio esperimenti, deduco eccetera, fino ad arrivare a delle conclusioni. Lo spirito di finezza invece, quando deve ragionare sull'uomo, non usa la ragione dimostrativa, ma eh, dice così Pascal, si fonda sul cuore. Cos'è questo cuore? È una sorta di. cioè non intende dire veramente il cuore come organo sensoriale, come, sensorial, come organo fisico umano, ma intende dire che l'uomo, quando studia tramite lo spirito di finezza, l'uomo stesso usa l'intuito più che la ragione dimostrativa, non sta a fare catene di dimostrazioni sull'uomo, quando vuole capirne i sentimenti, gli stati d'animo, i pensieri, lì. Usa qualcos'altro che non è la ragione, è l'intuizione, l'intuito è il cuore, è l'empatia, se vogliamo usare un termine più moderno. Eh, pensate per capire all'atteggiamento di uno scienziato quando voi state male e di un amico quando voi state male. Questo è un esempio di Pascal, un esempio mio, ma per farvi capire. Mettiamo che voi state male e andate dal dottore. Il dottore ovviamente cosa fa? Vi misura la pressione, vi pesa, vi fa fare l'analisi del sangue, vi guarda come un... Scusatemi l'espressione, oggetto, cioè un corpo che ha qualche disfunzione. Poi, per carità, oggi la medicina ha fatto anche dei passi avanti anche sulla comprensione delle dinamiche psicologiche. Ma tendenzialmente, diciamo così, guarda voi come un oggetto fisico-chimico. E quindi vi studia mh, con i numeri e dice c'è questo numero che non va bene, sarà questo. Diamo questa medicina. Risolve un problema eh, matematico, in un certo senso, tramite una soluzione di tipo fisico-matematico. Ok? E procede dimostrativamente. Causa-effetto, 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 risolviamo. L'amico, se invece voi andate e dite: Sto male, non mi sento bene, magari vi chiede: Ma come mai? Cos'è successo? A cosa pensi? Come ti senti? Eccetera. E lì non usa la stessa ragione del medico, perché non guarda i dati, non guarda i ragionamenti, non applica delle leggi che ha studiato sui libri, ma usa l'intuito, usa il cuore. Cerca di sentirvi vicino e di farsi sentire vicino e di capire cosa provate in un certo senso. Ecco, è chiaro che tra questi due spiriti, lo spirito di finanza che è quello dell'amico e lo spirito di geometria che è quello del medico, quale dei due può cogliere il, i problemi esistenziali della vita dell'uomo? Non, non lo spirito di geometria, lo spirito di geometria se voi vi dite sto male, non so che senso ha la mia vita, ti prescrivo una medicina. Lo spirito di finezza invece cerca di cogliere la radice del tuo malessere esistenziale. Lo spirito di, di finezza è uno spirito più, potremmo proprio dirlo così, esistenziale. Allora, se lo spirito di geometria, che è quello della scienza, non è adatto proprio strutturalmente ad affrontare certi problemi, allora le scienze, con i limiti che abbiamo visto anche prima, non sono adatte ad affrontare questi problemi. Difatti, dice Pascal: le scienze sono in fondo una forma di divertissement, sono una forma di distrazione. Il sapere scientifico, che è anche utile, per carità, ma non affronta il problema centrale della nostra vita, ci distrae dal problema centrale, che è quello dell'esistenza, che è quello del senso della vita. E questo problema dell'esistenza, del senso della vita può essere affrontato solo dallo spirito di finezza. Ora vi dicevo all'inizio, lo spirito di geometria è proprio delle scienze, lo spirito di finezza è proprio delle scienze umane, quindi anche della filosofia. E allora forse, forse, la filosofia può effettivamente affrontare questi temi. Vediamo. La filosofia ha un pregio indubbiamente dice Pascal la filosofia si apposta alle domande giuste mentre il divertissement scappa la mentalità comune scappa dalle domande esistenziali e mentre la scienza anch'essa in fondo scappa in maniera meno netta meno evidente ma in fondo neppure si pone quelle domande perché non è strutturalmente adeguata a proporsele la filosofia queste domande le affronta. Le domande su Dio se le è poste, le domande sul senso della vita in fondo se le è poste. E allora forse la filosofia, da questo punto di vista, è una disciplina un po' più alta, un po' più nobile. Però anche qui bisogna fare dei distinguo, anche la filosofia dei limiti. E questo lo si vede subito, ad esempio, parlando di Dio. Vi ho detto, la filosofia le domande su Dio se le è posta, Bene. Vediamo perché nel corso della storia della filosofia, se avete presente il percorso fatto, vari filosofi hanno affrontato il tema della divinità e hanno provato anche a dimostrarne l'esistenza, hanno elaborato prove a priori o a posteriori per eh, dare una prova dell'esistenza di Dio e quindi risolvere il problema, perché chiaramente il mio problema dell'esistenza dipende anche da non sapere se Dio c'è o cosa vuole da me se almeno riesco a provare che Dio c'è beh insomma un tassello va al suo posto e qualcosa lo capisco allora Pascal dice insaminiamo le prove che la storia della filosofia ci ha fornito vi ho detto prova a priori e posteriori vi ricordo che le prove a priori sono quelle prove che non utilizzano l'esperienza, si basano solo sulla ragione, mentre le prove a posteriori sono quelle che partono dall'esperienza del mondo e poi ci ragionano sopra. Allora, partiamo da queste a posteriori. Esempio, motore immobile di Aristotele, per fare un esempio, le cinque vie di Sant'Tommaso, per fare un altro esempio ce ne sono a bizzeffe. In descrizione vi metto magari la playlist sulle principali prove della storia e della filosofia su Dio. Pascal cosa dice? Beh, queste prove posteriori in realtà secondo me non sono affatto conclusive, sono quelle prove che analizzano il mondo e dicono il mondo è magari bello e ordinato, ci deve essere qualcuno che l'ha reso bello e ordinato e quindi questo qualcuno è Dio. Questa è la prova teleologica ad esempio. Dice Pascal, ma in realtà non dimostra niente questa prova perché una persona che già crede Dice: Beh, è vero, è bello ordinato, deve essere stato Dio a renderlo bello ordinato. Ma una persona che non crede e che è dubbiosa dice: Beh, potrebbe essere bello ordinato per mille altri motivi il mondo. Quindi la bellezza della natura non è un dato così oggettivo su cui tutti sono d'accordo, e il fatto che deve essere Dio ad averla data, anche questo non è un dato oggettivo. Quindi le prove posteriori, dice Pascal, convincono solo chi già crede in Dio. Chi non ci crede non cambia certo idea per delle prove posteriori. Prove a priori, tipo la prova ontologica di Sant'Anselmo, che era stata poi ripresa anche, ricorderete, da Cartesio, vi metto in iscrizione le prove di Cartesio su Dio. Anche queste prove secondo Pascal non sono efficaci perché? Intanto, perché col ragionamento, secondo lui, si può provare a dimostrare che Dio esiste, ma si può anche provare a dimostrare che Dio non esiste. In fondo mh, si può dire un po' tutto e il contrario di tutto, ma soprattutto dice questo cartesio ammettiamo anche che le prove a priori funzionano funzionino che le prove di cartesio lui ce l'ha proprio diretta con cartesio che era il grande filosofo del suo tempo che le prove che porta cartesio siano valide diamo per scontato che siano corrette ma cartesio cosa dimostra che esiste dimostra l'esistenza di un dio che così lo definisce Pascal, è un puro ente di ragione e un dio dei filosofi, un dio che ha dato un colpetto al mondo dopodiché il mondo va avanti da sé, senza più aver bisogno di Dio. Cosa intende dire con questo discorso, cartesio? Eh, Pascal? Scusate. Se vi ricordate, Cartesio effettivamente usa Dio come un mezzo importante per dare fondatezza al suo sistema, al suo metodo, soprattutto, perché lui pone in dubbio tutto, dopodiché ha bisogno di qualcosa o di qualcuno che garantisca. La validità della regola dell'evidenza. E questo qualcosa o qualcuno alla fine è Dio. Cartesio dimostra che Dio c'è ed è buono. E se Dio c'è ed è buono, ci ha fatti lui, ci ha fatti con degli occhi, con una mente, eccetera. Ovviamente, essendo buono, ci ha fatto con degli occhi che funzionano, con una mente che funziona. Dunque, se usiamo i sensi e la ragione, soprattutto la ragione, dovremmo riuscire ad arrivare alla verità. Questo è quello che dice Cartesio. Ora dice Pascal. Il Dio di Cartesio serve solo a Cartesio. Per far quadrare il suo sistema, per dirgli che vabbè, possiamo usare i sensi e la ragione per conoscere, possiamo fare scienza. Ma poi, nella vita dell'uomo, il Dio di Cartesio non serve a niente, perché il Dio di Cartesio, effettivamente, non è un Dio che parla agli uomini, che li guida nella vita, che interviene, che gli uomini sentono nel cuore, eccetera. È un Dio che sta là, che fa da garante, in un certo senso, della verità e basta. Non a caso, nella fisica cartesiana, se ricordate, vi metto un link anche alla fisica cartesiana. Cartesio immagina che Dio abbia effettivamente dato un colpetto, cioè ha dato al mondo una certa quantità di materia e una certa quantità di moto. Dopodiché, nel mondo, materia e moto si scambiano e rimangono però complessivamente costanti. Il che vuol dire che, appunto, Dio ha creato il mondo e poi sta là a guardare. E il mondo va avanti da solo. Ecco, dice Pascal, di un Dio che sta là a guardare e non fa niente, io non so che farmene. Io voglio un Dio che intervenga, un Dio che mi guidi, un Dio che mi parli, un Dio che è creatore, e però è staccato dal mondo, è lontano, è indifferente rispetto al mondo, non serve a nulla. Quindi Pascal dice, alla fine, se anche prendiamo per buone queste prove, non ci dimostrano nulla di rilevante per noi. Noi abbiamo bisogno di un Dio che sia presente. E queste prove, anche quando mettiamo che siano vere, ci presentano un Dio che non è presente, in fondo anche la prova aristotelica. Il motore immobile sta là e non ci interessa di noi. Non me ne faccio niente di un Dio del genere, dice Pascal. Mi serve un Dio che intervenga nel mondo. E allora, vediamo: scartate le prove su Dio, perché nessuna è valida, vediamo se almeno la filosofia in qualche altro modo ci ha risolto i problemi. La filosofia è in effetti un pregio fondamentale, ce l'ha un altro oltre al porsi le domande. Giuste, le domande giuste se le pone su Dio non sa risolvere, però qualche altro pregio ce l'ha e soprattutto il pregio principale che Pascal ritiene che la filosofia abbia colto pur tra mille contraddizioni è il carattere direi ambivalente dell'uomo, è la posizione mediana, così si esprime Pascal, occupata dall'uomo. In che senso? L'uomo sta a metà. Mediana vuol dire quello, a metà tra l'infinitamente grande e l'infinitamente piccolo. L'uomo, ad esempio, rispetto alla Via Lattea è piccolissimo, è uno nulla, è un granello di sabbia, ma rispetto a un granello di sabbia l'uomo è immenso, è maestoso, è complesso, è, è, un, è un progetto ingegneristico, avveniristico, fondamentale, bellissimo, no? Quindi l'uomo è piccolissimo rispetto al grande ed è grandissimo rispetto al piccolo. E questo suo essere a metà strada si riflette in molte altre cose, pensate anche alla conoscenza. L'uomo è ignorante su una marea enorme di cose, non sappiamo niente dei buchi neri, dell'universo, di Dio, eccetera, ma è anche sapientissimo rispetto a tante altre cose. Abbiamo mandato i razzi sulla Luna, abbiamo scoperto un sacco di cose e il paradosso è questo, che siamo tanto sapienti ma anche per nulla sapienti, siamo tanto grandi ma anche per nulla grandi, siamo proprio sempre a metà via, sballottati tra il grande e il piccolo. Questo essere a metà via però ci frustra in un certo senso. L'uomo... Ha grandi aspirazioni perché vorrebbe conoscere tutto, vorrebbe dominare l'universo, e però ha questi limiti che non glielo consentono. Perché è vero che sa tanto rispetto a nulla e questo lo, gli, gli, lo spinge a dire vorrei sapere ancora di più, e però questo ancora di più viene frustrato. È vero che è tanto grande rispetto al granello di sabbia, rispetto alla formica, però non è grande da poter affrontare l'universo. Un e quindi l'uomo è davvero desiderio e frustrato. L'uomo ha una miseria costitutiva, dicevamo anche all'inizio, e questo la filosofia l'ha colto. Questo che Pascal individua come caratteristica fondante dell'uomo è una caratteristica anche la filosofia ha colto perché? Magari non l'ha accolta un solo filosofo, o qualcuno che ha detto qualcosa del genere, c'è già stato. Pensavo a Montaigne ad esempio, ma soprattutto sono i filosofi contrapposti che hanno colto questa eh, natura dell'uomo. Ad esempio. Noi abbiamo filosofi eh, che hanno esaltato le possibilità conoscitive dell'uomo, che hanno pensato che l'uomo potesse conoscere tutto, fosse grande, eccetera. Ad esempio, i, i dogmatici, quei filosofi razionalisti che pensano che l'uomo con la sua mente possa dominare il mondo. E però abbiamo altri filosofi che si contrappongono a questi, ad esempio, gli scettici, che pensano che l'uomo non possa sapere niente. Allora, i primi hanno esaltato l'uomo, i secondi l'hanno immiserito, l'hanno frustrato. Ma in realtà, l'uomo è tutte e due le cose. È sia grande che piccolo, è sia potente che debole e questa è la sua caratteristica. Difficile trovare un filosofo che abbia colto entrambe queste dimensioni, ma alcuni hanno diciamo, dato più importanza ad un lato, alcuni all'altro. Fondendo le due analisi che hanno del vero entrambe, si, si dà questa immagine dell'uomo, che è un'immagine complessa, contraddittoria. E qui sta il paradosso dell'uomo. L'uomo è paradosso. L'uomo è. Un mostro incomprensibile a se stesso, dice Pascal, nel senso che è contraddittorio. Lui stesso non sa bene cos'è, cosa vuole, come gestire queste aspirazioni, queste, questi desideri, questo eh, oscillare perenne tra grandezza e miseria. L'uomo è un mostro incomprensibile, è un paradosso e scandalo. Ehm, attenzione, Pascal sintetizza tutto questo concetto, è una frase che celeberi, ma che viene sempre citata, è la più famosa forse dei, Pasca dei pensieri di Pascal che va spiegato un attimo, La frase, la seguente ve la mostro anche a schermo l'uomo è solo una canna, la più fragile della natura ma è una canna che pensa cosa significa? Significa che l'uomo è una canna, nel senso una canna di bambù una, una canna nel canneto, è un, un, piccolo, un piccolo una piccola canna che è piegata dal vento in ogni istante eh, sembra fragile, sembra indifesa, sembra pronta a spezzarsi in ogni istante questa è la debolezza e la miseria dell'uomo, ma anche qualcosa di nobile, qualcosa di grande al suo interno, il pensiero. Il pensiero che lo spinge anche verso eh, qualcosa di più alto eh, è ciò che lo nobilita, quindi è piccolo e grande allo stesso tempo. Ora, la filosofia ha accolto questa dimensione, ha capito questo appunto in qualche misura, però ha riuscito poi a concretizzare questa analisi in una guida per la vita, ha riuscito a dare all'uomo dei principi morali, ad esempio, delle regole di vita, ad esempio, delle risposte su come vivere, visto che il senso della vita e come vivere è la domanda che ci siamo posti fin dall'inizio, Dio c'è, eh, le prove non ce lo dicono, almeno come vivere la filosofia ce lo dice? Risposta no, <ride> no, nel senso che la filosofia effettivamente ha colto questa dimensione, pur magari non un filosofo solo, ma tanti, ma poi non è riuscita a concretizzare, a darci dei principi morali validi, anzi, anzi... La filosofia ha un po' tradito la sua missione, all'accusa Pascal. Pascal è molto duro in questo frangente verso la filosofia. Nel senso che non è riuscita a trovare una direttrice chiara, una linea guida chiara e allora non ha fatto altro che a posteriori giustificare quello che già si riteneva valido. Vi spiego meglio, mostro un'ulteriore frase di Pascal a schermo che commentiamo perché penso sia molto forte e molto chiara. Non essendosi potuto fare in modo che quel che è giusto fosse forte, si è fatto in modo che quel che è forte fosse giusto. Cioè, cosa intende dire Pascal? Che la filosofia non è riuscita a capire cos'era bene, non è riuscita a capire cos'era giusto, non è riuscita a trovare una regola chiara di vita. Infatti, guardate la storia della filosofia, ogni filosofo. Dice che il bene è una cosa, che il bene è un'altra cosa, che il bene è un'altra cosa ancora, eccetera. Molto spesso i picurei stoici e via, discorrendo, hanno proposto visioni molto diverse del bene. Ora, visto che non si riusciva a trovare un accordo su che cos'è bene, non si è fatto altro che prendere ciò che la gente già considerava bene, ciò che la gente già considerava giusto, ciò che era già dominante, e dire: Vabbè, ti dimostro filosoficamente che effettivamente è la cosa è giusta. Cioè, invece di trovare la via giusta, si è giustificato quello che già era ritenuto giusto, senza porsi veramente delle domande chiave, senza affrontare veramente i problemi. Ripeto, come dice Pascal, si è fatto in modo che quel che è forte fosse giusto, cioè la filosofia ha tradito il suo compito, ha abdicato al suo compito di trovare la verità. E allora noi dobbiamo abbandonare anche la filosofia che non ci dà le risposte, pur avendo questo pregio di porsi le domande giuste, non ci dà le risposte e dobbiamo cercare le risposte altrove anzi a dirla tutta dobbiamo rifondare anche la filosofia e trovare le risposte giuste altrove cioè nella fede vi dicevo la filosofia va quindi abbandonata e rifondata anzi meglio e come rifondata? Pascal dice guardate l'unica filosofia che può aver senso secondo me è quella filosofia che mostra i limiti della filosofia stessa quello che abbiamo fatto finora cioè analizzare il, i limiti della scienza i limiti della mentalità comune i limiti anche della filosofia è quello... Che la filosofia può fare di buono, perché lì si vede effettivamente una buona filosofia, la filosofia è che si rende consapevole dei propri limiti. E quindi la filosofia deve diventare una sorta di metafilosofia. Voi sapete che la parola meta si usa quando si parla di qualcosa che riflette su di sé, il metateatro è un'opera teatrale che porta in scena un regista degli attori che fanno teatro, riflette su se stessa perché si automostra. Il metacinema è quando in un film tu vedi un regista che sta lavorando, la storia è quella di un regista e quindi il cinema che rappresenta se stesso, anche la filosofia deve diventare metafilosofia, cioè riflettere su se stessa. E Pascal la dice in una maniera eh, molto incisiva come al solito, uno dei pregi dei pensieri di Pascal è anche che è scritto molto bene. Beffarsi della filosofia è filosofare davvero, dice Pascal beffarsi, cioè prendere in giro la filosofia nel senso di mostrarne i limiti. Questo è l'unico modo vero di fare filosofia. Ma scartata la filosofia, vi dicevo, bisogna cercare una risposta altrove, cioè nella fede. E la filosofia stessa, anzi, ci spinge verso la fede, secondo Pascal, perché la filosofia, consapevole dei suoi limiti, ci dice, guarda, se vuoi trovare risposta devi affidarti alla fede. Solo lì, solo il cristianesimo può darti la risposta. Noi potremmo dire, vabbè, ma la fede è altro dalla filosofia, è altro dalla ragione. E lì alla fede, se la fede è qualcosa di razionale o non razionale, allora vabbè, chi ce l'ha ce l'ha, chi non ce l'ha non ce l'ha la fede, è qualcosa che trascende. In realtà, Pascal dice no: la fede è eh, qualcosa di non razionale, quello no, ma quantomeno ragionevole. Vi spiego cosa vuol dire Pascal con questo discorso. Eh, la scienza, la filosofia sono strumenti razionali, poi ognuno usa il suo tipo diverso magari di ragione, ma usano la ragione e devono obbedire alle regole della ragione, principio di non contraddizione, principio di identità, eccetera. No? La fede non obbedisce a queste regole, perché pensate solo anche al dogma della Trinità. La Trinità, cioè Dio è uno e Trino, è contraddittorio. Questa, questo dogma fondante della religione cristiana viola il principio di non contraddizione, perché o è uno o è trino in logica, invece la fede ci dice che Dio è contemporaneamente uno e trino, contraddittorio, che la Madonna è rimasta incinta e ha partorito da vergine, contraddittorio, insomma, la fede non segue la ragione, quindi non è sicuramente razionale come lo è la filosofia, come lo è o dovrebbe esserlo la scienza. Però, dice Pascal, pur non essendo razionale, non è neppure irrazionale, perché uno potrebbe dire, beh se non è razionale allora è completamente irrazionale. In realtà Pascal dice, è vero che la fede a volte va oltre la ragione, però rimane ragionevole, cioè cosa intende dire con ragionevole? Significa che non rispetta le regole della non tutte le regole della ragione, però, però riesce a dimostrare alla ragione il proprio valore comunque. E riesce ad essere accettata dalla ragione perché la fede risolve alcuni problemi che la ragione non riesce a risolvere. Li risolve a volte, appunto, non usando mezzi razionali proprio perché la ragione, essa stessa, non è in grado di rispondere, però lo fa in un modo che in un certo senso rispetta e non viola in maniera troppo forte la ragione. E quindi la ragione accetta di sottomettersi alla fede perché vede che il discorso, pur non essendo razionale, rimane comunque ragionevole, cioè comprensibile alla ragione. Non accettabile completamente, ma comprensibile. E Pascal si industria molto a cercare di dimostrare che la fede effettivamente è ragionevole. Non segue magari sempre la ragione, ma in alcuni punti dimostra cose che la ragione ritiene valide. Esempi, facciamo un esempio, l'esempio più importante è quello forse del peccato originale. Allora voi sapete che uno dei tanti eh, dogmi della fede cristiana e anche di quella ebraica è il cosiddetto peccato originale, cioè Adamo ed Eva che erano nel giardino dell'Eden, eh, paradiso terrestre, a un certo punto hanno disobbedito a Dio, hanno mangiato il frutto dell'albero proibito, si sono dati la colpa a vicenda, poi al serpente, eccetera, e Dio li ha cacciati. Ora questo racconto, che è un racconto che non ha granché di razionale, non è... Un racconto scientifico, storico, che io possa capire con la ragione, va un po' oltre la ragione. Però mi dice che l'uomo, per sua natura, era quasi un angelo, era quasi un dio nell'Eden e poi ha perso questa sua quasi semidivinità, è caduto nel dolore perché quando vengono, viene la cacciata dall'Eden, se ricordate, Adame ed Eva soffrono, si sentono in colpa, si vedono nudi e poi dicono tu donna partorirai nel dolore, tu uomo faticherai col lavoro eccetera cioè si rendono uomini che soffrono, prima non lo erano, prima erano eh, appunto felici e beati quasi degli angeli, scoprono la sofferenza, allora prima cosa abbiamo detto dell'uomo con la filosofia, con la ragione, abbiamo detto che l'uomo è un desiderio frustrato, è un'aspirazione mancata, è a metà strada, dall'infinitamente grande all'infinitamente piccolo si sente grande, vorrebbe, ma non ce la fa. Ecco il peccato originale: ci dà la perfetta immagine di questa natura dell'uomo. Perché l'uomo, cos'è? Uno che aveva il paradiso e l'ha perso. Un sovrano decaduto, dice Pascal, cioè un Dio che aveva tutto quasi. Un Dio tra virgolette, non un Dio vero, ma un quasi Dio che aveva tutto e che l'ha perso. E che comunque rimpiange quella cosa che aveva perso. Ambisce all'infinito. Perché sogna questo infinito che ha assaporato e però non può averlo, e però ormai vive nel finito. Questo racconto biblico effettivamente ci, eh, ci mostra la grandezza e la miseria dell'uomo, segno che la fede, a volte l'uomo lo capisce e lo capisce e lo. Eh, senza volte, lo capisce sempre secondo Pascal, eh, lo capisce e lo dipinge anche meglio di quanto possa fare la filosofia. Capite quindi che la fede è ragionevole, questo è un esempio, ce ne sarebbero anche altri. La fede è ragionevole perché va oltre la ragione, però spiega anche cose che la stessa ragione capisce e per questo la ragione accetta la fede. Ma l'argomento più ragionevole di tutti non è questo su Adamo ed Eva e il peccato originale, che comunque è interessante. L'argomento più importante da dirimere è quello su Dio. Dio esiste alla fine. Le prove, abbiamo detto, non ci sono per eh, dimostrarci l'esistenza di Dio. Dio va accettato per fede, certo, ma anche l'accettazione di Dio per fede è un argomento ragionevole secondo Pascale e tenta di dimostrare la ragionevolezza del cristianesimo, la ragionevolezza della fede tramite il cosiddetto argomento della scommessa. Allora, questo argomento la scommessa è forse il contributo più celebre di Pascal su Dio. Non è una prova, eh? Attenzione! Abbiamo già criticato le prove, quelle che volevano dimostrare l'esistenza di Dio. Pascal non vuole dimostrare l'esistenza di Dio perché Dio lo si deve accettare per fede. Fine. Quindi non c'è nessuna dimostrazione matematica, scientifica, razionale, logica che ti dimostra che Dio esiste per Pascal. Vuole piuttosto dimostrare la ragionevolezza del cristianesimo, cioè vuole dimostrare che credere in Dio non è poi così assurdo. Credere in Dio ha una sua logica, non la logica vera e propria, ma è ragionevole. E per dimostrarlo, appunto, porta a questo argomento, questo ragionamento. Lui dice: Chiunque quando deve decidere se credere o non credere, deve fare questa scelta. Cioè, tutti noi siamo chiamati a. a accettare Dio o non accettare Dio, credere in Dio o non credere in Dio. Anche chi dice io sono agnostico, io non lo so, in realtà fa una scelta, perché quando vive o vive seguendo gli insegnamenti della religione, quindi va a messa, si confessa, fa le opere buone, eccetera, oppure fa tutt'altro, una scelta la fa. Quindi che si, che si dica agnostico poi o vive da ateo o vive da credente, non si può fare una terza via. Quindi tutti decidono come vivere, o da atei o da credenti o da non credenti o da credenti. Ora, questa scelta è in un certo senso simile a una scommessa, secondo Pascal. Lui aveva studiato, vi ricordo, in matematica il calcolo delle probabilità. Perché è simile a una scommessa? Perché noi non sappiamo in realtà se Dio esiste oppure no, non abbiamo la prova matematica. Come quando scommetti su una partita di calcio, non sai chi vincerà. Puoi stimare delle probabilità, certo, puoi aspettarti un certo esito, puoi sperare, ma non sai con certezza cosa accadrà, perché deve ancora avvenire l'evento. Così anche su Dio. Noi possiamo anche ragionare su Dio e fare dei ragionamenti delle probabilità. Possiamo anche dire, boh, forse è un 50-50, dice proprio, cioè non dice esattamente così però, Pascal dice, può darsi che ci siano metà delle probabilità che Dio esista e metà che non esista. Può darsi che le probabilità siano diverse, vabbè. In ogni caso, non abbiamo certezze serie sull'argomento. Quindi, quando decidiamo come vivere, scommettiamo: nel senso che, pensate al credente, dice io vivo come se Dio esistesse, mi convinco che Dio esista e vivo seguendo gli insegnamenti del Cristo, del Vangelo, eccetera, sperando di aver ragione, sperando che quindi, poi, quando morirò, andrò nell'aldilà e lì ci sarà Dio e mi dirà sì, hai avuto ragione. Io esisto e quindi ti ricompenso, eccetera. Eh, chi scommette contro Dio, scommette, un ateo ad esempio, sul fatto che Dio non esista. Non è mica certo che Dio non esista, non è sicuro al 100%. Spera che sia così, si fa la sua vita e poi spera di non essersi sbagliato, però non ne ha la certezza. Ora, se questa è una scommessa bisogna anche fare un po' di ragionamenti sulla scommessa. Come ogni buon scommettitore sa, quando si scommette bisogna vedere alcuni elementi. Bisogna vedere intanto le probabilità, e vabbè, qui abbiamo detto che su Dio, boh forse 50-50, ma cambia poco. Ma poi bisogna vedere anche cosa l'agenzia la, eh, di scommesse, il bookmaker, ti offre in cambio. Cioè qual è la quota, si dice nel linguaggio delle scommesse. Cioè ad esempio... Facciamo un esempio molto concreto. Mettiamo che voi eh, scommettiate su una squadra scarsissima che vinca lo scudetto. Mettiamo che voi sco scommettiate su, non so che squadra c'è più scarsa, il Verona, non so, scarsa. Non, non odiate i miei amici veronesi, dico Corona, perché vicino a casa mia gioca in Serie A e non è certo una favorita lo scudetto. Mettiamo che scommettiate sul Verona. Il Verona, di solito, è una squadra molto sfavorita, viene quotata alto, magari vi danno 100 a 1, una roba del genere, cioè... Puntate un euro, se il Verona vince lo scudetto ne vince 100. Puntate 10 euro, 100 volte la posta, mi danno 1000 euro. Bene, allora scommettere sul Verona quotato a 100. Uno può anche dire, vabbè, un euro ce lo metto, no? Non accadrà mai, ma se accade, come si dice, come si usa dire. Poi magari si mette un euro solo, però mettiamo che invece di offrirvi 100 per il Verona, vi offrano 1000 di quota. Beh, 1000, insomma, un euro ce lo metto. Se per un euro potrei vincerne 1000, ne vale la pena. Poniamo che vi offrano 10.000. Beh, insomma diventa ancora più interessante come scommessa. Poniamo che vi offrano 100.000 a 1, la una scommessa che, vabbè, eh, sarà improbabile, ma ne vale la pena assolutamente, no? Più aumenta la posta, eh, più aumenta, scusate, la quota, più vale la pena di fare la scommessa. Ok? Se la quota è molto alta, la scommessa è vantaggiosa e quindi un buon scommettitore la fa. Mettiamo che il Verona sia quotato 100.000 a 1, e eh vabbè, tutti vanno a farla, gli scommettitori seri vanno tutti a fare quella scommessa, perché un euro sarà pure un, una, una possibilità su un milione, ma se vinco, vinco 100.000 euro, cioè vado a farla subito per un euro di costo, ok? Ora, esaminiamo al di, al di là della uh, gara sportiva la scommessa su Dio. Cosa puntate quando scommettete su Dio? Beh, puntate la vostra vita, non puntate un euro, puntate la vostra vita, cioè voi se puntate su Dio, vi impegnate a vivere i vostri anni di vita ehm, aderendo agli insegnamenti del cristianesimo, anche sacrificandovi, eh, perché fare le opere buone non è sempre facile, vuol dire rinunciare a certi piaceri, rinunciare a tante cose, però per vivere da buoni cristiani. Cosa vi offre in cambio Dio? Se Dio poi esiste, cosa ottenete? Allora voi scommettete la vostra vita che sono, non so, 80 anni, 100 anni, un tot di anni, un numero finito di anni. Questo è quello che scommettete. In cambio, la quota quant'è? È 10 a 1? 100 a 1? Cioè, che so, puntate 100 anni otterrete 1000 eh, anni di beatitudine? È eh, 100 a 1 otterrete 10.000 anni di beatitudine? 100.000 anni di beatitudine? No! Non è 10 a 1, 100 a 1, 1000 a 1, milione 1 a 1, eccetera. È infinito a 1. Perché se Dio poi esiste e voi vi siete comportati bene, ottenete la vita eterna. Cioè, la beatitudine eterna, felicità per sempre, ma non 100, 1000, 10.000, infinita. Ora, prima vi ho detto, può essere vantaggioso scommettere sul Verona se è quotato 100 a 1, se è quotato 1000 a 1, se è quotato 10.000 a 1, 100.000 a 1, eccetera. È sempre più, più alto diventa, più diventa vantaggioso scommettere. Ora, se il Verona fosse quotato infinito a 1, allora sarebbe la, la scommessa più vantaggiosa della storia e tutti andrebbero a scommettere, tutti. Non sarebbe nessuno a che non scommette sul Verona. E allora, se questo è vero per il calcio, perché non può essere vero anche per la eh, scelta su Dio? dice Pascal. In fondo, credere in Dio è ragionevole, perché Dio ti offre una ricompensa che è infinitamente volte più grande di quanto tu poni sul piatto, di quanto tu scommetti. E dunque è vantaggiosa. Pascal dice... Credere in Dio è dunque ragionevole. Non sta dicendo che Dio esiste, non ha dimostrato che Dio esista, eh? rimane il dubbio se Dio esista oppure no. È comunque una scommessa. Ma dice: Non sapendo se Dio esiste oppure no, con la certezza, vi dimostro che scommettere su Dio, cioè credere in Dio, è massimamente vantaggioso e quindi è ragionevole. E quindi vale la pena di farlo. Poi questa. Prova, questo argomento, scusate, è stato soggetto a varie critiche. Lo si può criticare. La critica più forte è l'affronta lo stesso Pascal. Dice: Ma se io dico questo argomento a qualcuno, poi questo qualcuno mi dirà: Vabbè, io posso anche capire che è ragionevole credere in Dio. Ma se non sento di credere, se non sono convinto, cioè, mi pare anche stupido far finta di credere in qualcosa in cui non credo davvero, solo perché è logico, è razionale, eccetera. Pascal risponde che in realtà chi accetta questo argomento, cioè chi capisce questo argomento, e però non sente la fede, deve provare a sforzarsi di abituarsi alla fede, dice Pascal, cioè... Inizia, in, caro amico, se non senti davvero la fede, non ti preoccupare. Inizia ad andare a messa, inizia a confessarti, inizia a, a farti il segno della croce con l'acqua santa, dice. Inizia a fare la comunione, inizia a comportarti come se credessi. Non sentirti ipocrita, succede a tutti. Inizia a far così e un po' alla volta sentirai che la fede ti nasce dentro, dice Pascal. Qui Pascal riflette sulla forza dei riti. Che effettivamente hanno una certa presa. Inizia a comportarti, a comportarti come se credessi e vedrai che un po' alla volta ti abituerai alla fede e diventerai un vero credente. Quindi la spinta di Pascal è a credere comunque. Traiamo le conclusioni e poi abbiamo finito. Um, C'è però anche una contraddizione in tutto questo discorso perché Pascal si è sforzato molto a dimostrare che la fede è ragionevole e in fondo ha portato anche alcuni argomenti per dimostrarlo. Ma alla fine. Che senso ha dire abituati alla fede? Che senso ha dire la fede è ragionevole se sei un jansenista? Il jansenismo diceva che la grazia di Dio viene data da Dio solo a qualcuno di sua scelta. Il che vuol dire che se tu non ricevi la grazia di Dio puoi sforzarti quanto vuoi di credere, ma non avrai mai la vera fede e non ti salverai mai. Allora se la salvezza vera dipende da Dio, perché alla fine abbiamo detto in ultima istanza è la grazia il punto decisivo, allora tutti questi sforzi che Pascal fa per dimostrarci che la fede è ragionevole, l'apologia del cristianesimo, la difesa del cristianesimo, dimostrarci che è un sistema razionale o meta razionale, meglio ancora, allora sono inutili. Sono inutili perché tanto tutto dipende da Dio. E quindi convincerci della bontà della fede non ha tanto senso, sembra un po' scontato. Questo dono di Dio che arriva eh, e che ci cambia la vita, questa grazia di Dio che arriva e ci cambia la vita, viene da Pascal poi presentato in un um, di ultimo discorso che va fatto, che è quello del Dio nascosto, il Deus Absconditus. Cosa dice Pascal? Dice, Dio è sempre presente nel mondo, solo che noi non ce ne accorgiamo. O meglio, chi riceve la grazia di Dio vede la presenza di Dio nel mondo. La grazia, per come la intende Pascal, è quasi una capacità di cogliere, capacità di vedere, capacità di capire, capacità di analizzare la realtà e quindi chi riceve da Dio questa eh, capacità riesce a vedere Dio nelle cose, Dio nel mondo, il Dio nascosto che c'è e non c'è, si mostra e si nasconde, chi ha la fede, chi ha la grazia lo vede, chi non ha la grazia non riuscirà mai a coglierlo, quindi anche qui, sempre per dire che alla fine tutto dipende da Dio. Ecco, questo era quello che c'era da dire secondo me per eh, riassumere un po' il pensiero di Pascal. Abbiamo visto come la sua idea di trovare un senso alla vita, trovare una spiegazione sul eh, significato di questa esistenza e poi su come vivere, su cosa trovare, su come eh, guadagnarsi anche eventualmente il paradiso, viene risolta. Certo, non con la mentalità comune che non è in grado, non con la filosofia che non è in grado, non con la scienza che non è in grado, solo con la fede. La fede che però è ragionevole la fede che ci dà le risposte che cerchiamo, ce le dà nel cristianesimo, ce le dà nel jansenismo ce le dà nel Vangelo insomma lì troviamo la vera chiave per vivere questi discorsi verranno molto ripresi nel corso dei secoli perché il modo in cui li pone già Pascal influenzerà molti filosofi alla fine la domanda sul senso della vita è una romana che ha segnato molti eh, certo vedremo ad esempio più avanti con Kierkegaard ad esempio che eh, l'impostazione pascaliana influenzerà altri eh, quest'idea dell'uomo come essere contraddittorio, paradossale Quest'idea della fede, che in Pascale è ancora ragionevole, per altri forse un po' meno ragionevole, più arazionale, e però rimane come via di fuga. Il problema vero sarà per l'esistenzialismo del Novecento la domanda seguente: se Dio c'è, abbiamo capito che Dio ci risolve i problemi, Dio ci dà una chiave di lettura, ci dice come vivere, ci dà un senso alla vita. Ma se Dio non c'è, quella domanda del se Dio non c'è sarà al centro dell'esistenzialismo novecentesco. E produrrà problemi di vario tipo. Perché, se è vero quello che ha detto Pascal, se Dio non c'è, noi siamo destinati solo al divertissement, solo alla miseria costitutiva, solo al dubbio, a questa contraddizione tra grandezza e miseria? Boh, lo vedremo in altri filosofi. Però per oggi direi che possiamo chiudere qui. Mi ricordo, come sempre, che in descrizione trovate la playlist completa dedicata a Pascal con tutti questi stessi argomenti, però in maniera più estesa, più con calma, con più citazioni, con più esempi, in modo da poter eh, capire meglio se qualcosa vi è sembrato troppo stretto, troppo eh, estremizzato nella sintesi. E poi trovate poi i link agli altri video che ho citato, ho citato Cartesio e altri, e alle playlist principali. In più, sempre in descrizione, trovate anche i modi per rimanere in contatto col canale. Quindi ci sono social network e soprattutto newsletter settimanale gratuita che consiglio caldamente. Dove racconto libri che sto leggendo, film che sto vedendo, riflessioni varie, video che ho fatto, podcast che ho fatto. Insomma, si tiene molto il passo di tutta l'attività del canale e poi ci sono anche i modi per sostenere il progetto se vi piace quello che faccio se volete darmi una mano a farlo sempre meglio se volete anche solo esprimermi, esprimermi. un po' di gratitudine perché ogni tanto qualcuno mi dice come posso, eh vabbè eh, grazie e lì ci sono i modi cioè potete eh, sostenere il progetto tramite abbonamenti a prezzi molto risicati un abbonamento mensile di pochi euro in cambio avete anche dei vantaggi esclusivi oppure ci sono donazioni, libri videocorsi, merchandising e altro ancora infine per chiudere, poi basta 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 Dovremmo starci nel nell'ora esatta, vi ricordo anche che in descrizione trovate pure la playlist grandi filosofi in un'ora e grandi periodi storici in un'ora. Se vi piacciono queste sintesi, lì trovate tutte quelle che ho fatto fino ad oggi. Basta, ho finito, ci vediamo al prossimo per altri video. Storia, filosofia, educazione civica. Ciao, alla prossima.